Fila Nanna è un progetto della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. Tutte le fiabe già trasmesse sono disponibili sul sito www.casateatroragazzi.it e su tutte le principali piattaforme audio. Ascoltale tutte! Siete pronti? Sotto le coperte e mettetevi comodi sul vostro cuscino. Io sono Claudio e questo è Fila a Nanna, la tua storia per la buonanotte. Ah, quanto sono pigro. Starei ore e ore a rigirarmi nel letto la mattina o a sonnecchiare sul divano. Ma ci sono compiti da sbrigare, commissioni da fare e se per pigrizia non vengono svolte, possono accadere situazioni molto spiacevoli. Il pappagallo mostro di Stefano Bordiglioni. Felipe era un bel pappagallo brasiliano. Aveva lunghe penne verdi e un becco arancione curvo e forte, buono per spaccare gusci, per mangiare semi. Felipe era gentile e avventuroso. Un giorno, ad esempio, volando alto sulla sua foresta, vicino al mare, aveva visto da lontano tre alberi secchi secchi, che erano nati dentro a una specie di vasca di legno che galleggiava fra le onde. Erano alberi strani. Invece di foglie erano ricoperti di liane e di piccole nuvole bianche che si gonfiavano col vento. Così Felipe decise di andare a osservare da vicino quello strano fenomeno. Col suo bel volo colorato andò a posarsi sull'albero più alto della strana vasca. Poi guardò in giù, in basso, sulla vasca di legno. Si muovevano una quantità di uomini indaffarati a tirare corde e a correre di qua e di là. Felipe non lo poteva sapere, ma quei tre alberi secchi secchi erano quelli che reggevano le vele della regina dei mari, la nave di Capitan Barbarossa. Capitano, sull'albero di maestra c'è un pappagallo, gridò uno dei suoi marinai. Barbarossa guardò in alto e si arricciò un baffo. Lo nomino vedetta della nave. Verrà con noi, disse serio serio. Ordinò che per il suo lavoro ricevesse 150 semi di girasole al giorno. Poi tornò a guardare il mare. A Felipe il ruolo di vedetta calzava come un vestito nuovo. Gli piaceva moltissimo stare sulla coffa, la piattaforma proprio sulla cima degli alberi, più in alto delle vele. Non aveva certo paura dell'altezza lui, che aveva le ali e che sapeva volare. E poi gli piaceva il dondolio della nave sulle onde, gli ricordava gli alberi mossi dal vento là, nella sua foresta tropicale. E poi c'è da dire che una vedetta, a parte guardarsi intorno, non è che abbia granché da fare. E anche quello piaceva a Felipe, che era un pappagallo gentile, avventuroso, ma anche pigro. Ogni tanto schiacciava un sonnellino, e così la nave di Capitan Barbarossa viaggiava anche per 100 miglia marine senza nessuna vedetta fare la guardia. Per questo, un giorno, il capitano e la sua nave furono attaccati a sorpresa da una nave pirata. «I pirati!» gridò uno dei marinai. «Capitano, ci attaccano!» urlò un altro. Ma la nave pirata era ormai troppo vicina. «Allarmi!» ordinò Capitan Barbarossa. «Che fine ha fatto la nostra vedetta?» pensava. Felipe, il pappagallo, dormiva tranquillo, sognando semi da sgranocchiare. Fu risvegliato dalle prime cannonate e subito si rese conto del pasticcio che aveva combinato. Dispiaciuto e arrabbiato, Felipe spalancò le ali e si gettò nel vuoto. Era un pappagallo gentile, avventuroso e pigro, ma se si arrabbiava, sapeva essere anche molto combattivo. Precipitò verso la nave pirata alla velocità di un falco in picchiata e mentre scendeva arruffò le penne al punto che le sue ali sembrarono allargarsi ben oltre la giusta misura. Passò fra i pirati pronti all'arrembaggio, beccando e frullando le ali come mulini a vento. I pirati
Non erano neppure riusciti a capire che cosa li stesse colpendo, che Felipe già ripassava una seconda volta, veloce come il lampo e feroce come un'aquila che difende il nido. I pirati, attaccati da quella furia, furono presi dal panico. «Aiuto! Aiuto! Un mostro! Un mostro!» gridavano e poi si gettavano in acqua. Barbanera, il capitano della nave pirata, urlava inferocito ai suoi uomini di fermarsi, di combattere. Ma Felipe il pappagallo, in un attimo, fu su di lui. Gli strappò via mezza giacca col becco arancione, che era affilato come una spada, e anche Barbanera si gettò in mare. Quando non ci fu più nessun pirata che avesse voglia di combattere, Felipe tornò al suo posto, sugli alberi della regina dei mari. «Capitano!» disse uno dei marinai a Barbanera. «Quel pappagallo è una furia! E se fosse davvero un mostro?» Capitan Barbarossa guardò Felipe che se ne stava tranquillo sulla coffa. «Se davvero fosse un mostro, sarebbe comunque un mostro amico!» disse. Poi diede ordine di virare di bordo e mise la prua verso terra. Si sarebbero rifugiati nel primo porto che avessero trovato e avrebbero avvisato le navi da guerra della presenza dei pirati. Quindi preparò una bella razione extra di semi di girasole per la sua ferocissima vedetta dormigliona. Il bel pappagallo se l'è cavata all'ultimo. Ha risolto il problema che egli stesso aveva creato. Bravo, Felipe! Se ti è piaciuta questa fiaba, puoi aiutarci a far conoscere questo podcast anche ai tuoi amici. C'è qualche fiaba che ti piacerebbe sentire? Scrivici nei commenti le tue proposte. Ma adesso è il momento di salutarci. Chiudi gli occhi, rilassati, abbraccia il tuo cuscino e fai un bel respiro profondo. Buonanotte!